Naturalmente vi terremo aggiornati su come proseguiranno gli interventi per il recupero di questa struttura messina. Adesso andiamo a Cefalù, parliamo della Fondazione Giglio. Oggi è una giornata speciale, una giornata dedicata alla prevenzione e in occasione di questa giornata l'ospedale Giglio, la Fondazione Giglio ha realizzato un video con gli infermieri protagonisti. Fai l'ingegnere, il manutentore, l'informatico esperto, il ricercatore, fai il presidente. Per un mondo diverso, senza sporco e batteri, agite, dottori e infermieri. La Fondazione Giglio di Cefalù in Sicilia, con la rielaborazione del testo di Una vita in vacanza, dello Stato sociale, è un video che vede protagonisti il personale sanitario e non impegnato ogni giorno nelle corsie dell'ospedale, scende in campo contro le infezioni ospedaliere nella giornata mondiale dell'igiene delle mani promossa dall'OMS, che al Giglio sarà celebrata lunedì 6 maggio. I numeri sono preoccupanti, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, su 9 milioni di ricoveri annui da 450 a 700 mila persone si ammalano di infezioni ospedaliere, pari al 5-8% di tutti i ricoveri. Ogni anno in Italia, riporta il Centro Europeo per le Malattie Infettive, 7.800 persone perdono la vita a causa di infezioni antibiotico resistenti contratte nel corso del ricovero ospedaliero. Non possiamo restare indifferenti di fronte a questo scenario, ha detto il presidente della Fondazione Giglio, Giovanni Albano. Ci siamo impegnati in questa importante giornata con tutto il nostro personale a lanciare un messaggio di sensibilizzazione su un problema molto attuale e grave, che è quello delle infezioni ospedaliere antibiotico resistenti. Abbiamo voluto realizzare un video, ha aggiunto il presidente Albano, che ha come obiettivo principale quello di far rilevare l'importanza di un semplicissimo gesto qual è il lavaggio delle mani, che, se continuamente adottato da tutti gli operatori sanitari, familiari e pazienti, può ridurre le trasmissioni dei germi. Ringrazio per questo tutto il personale della Fondazione Giglio, ha affermato il manager, che si è prestato con tanto entusiasmo e dedizione nella realizzazione di questo strumento diverso e insolito, ma facilmente diffusibile. Nel video infermieri, operatori sociosanitari, medici, personale amministrativo, lo stesso presidente e il direttore amministrativo sono coinvolti in una coreografia che mostra la procedura di lavaggio delle mani. La canzone invoca un mondo diverso senza sporco e batteri, dove se ti lavi le mani fai del bene al domani. Basta solo acqua e sapone per tutta la gente che assisti e che ami. Le tue mani devi igienizzare. A interpretare il testo è lo stesso personale del Giglio, con le voci dell'urologo Alessandra Giacalone e dei farmacisti Carmelo Di Giorgio e Simona Brocato. Le riprese e il montaggio della clip sono invece di Frank Falletta. Il coordinamento è stato curato dalla responsabile del servizio infermieristico Stefania Vara, coadiuvata da Emma Martino. Non è l'unica iniziativa messa in campo nella giornata mondiale dell'igiene delle mani in programma al Giglio per lunedì 6 maggio. Nella hall d'ingresso dell'ospedale sarà allestito un punto informativo dalle ore 9 alle 14 con un box pedagogico, una sorta di grande scatola dove inserire le mani appena igienizzate. Una luce elettravioletta evidenzierà se sono state ben frizionate. Gli operatori mostreranno agli utenti il corretto lavaggio delle mani in 6 semplici mosse. Saranno fornite anche informazioni su come ridurre il rischio delle infezioni anche nel post ricovero. A gestire il punto informativo, oltre alla responsabile del servizio infermieristico Vara, saranno l'infermiere Emanuele Matteini, specialista nel rischio infettivo, con i colleghi Passafiume e Emma Martino e il medico hospitalist Marcello Cadelo. Nel pomeriggio il desk informativo si sposterà nei reparti per la formazione a pazienti e personale.